fisso già, prendi. Se vi spostate un po' da là perché non vedo Lucio Pengue. Avvita 0-0, avvita 0-0. Pronti? Mediaset. Mediaset aveva chiesto di partire 15:40. Siamo pronti, allora in diretta su Premium Sport. Ciao Maurizio, buongiorno, bentrovato. E dopo Sassuolo, 20 minuti che tu hai definito importanti, poi è mancata un po' di intensità. Che Napoli si devono aspettare i tifosi domani contro la Sampdoria se ha molti più minuti di quei 20 famosi bellissimi che abbiamo visto domenica? Ma non penso sia solamente un problema di tenuta fisica, sarebbe troppo poco quello che abbiamo fatto, non si può finire la benzina dopo 20 minuti, quindi è una squadra che deve crescere dal punto di vista della mentalità, dal punto di vista della personalità, e che quando prende in mano le partite deve trovare la cattiveria, la determinazione, la voglia di tenerle in mano e di chiuderle. Quindi penso sia più un problema mentale di personalità che non un problema fisico, anche se chiaramente in questo momento dal punto di vista fisico non siamo ancora una squadra in grandissima condizione. Spero domani di vedere qualcosa di meglio. Per te domani è l'esordio ufficiale al San Paolo. San Paolo che riapre 91 giorni dopo l'ultima partita. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico, la vicinanza, il calore, l'adrenalina? Cosa chiede Sarri alla sua gente, al suo popolo, al San Paolo? Ma è chiaro che la squadra viene da una sconfitta, quindi sarebbe importante che il pubblico gli desse una grande mano, però io rimango sempre della mia idea, deve essere la squadra a trascinare il pubblico e non viceversa, e se la squadra fa vedere voglia, fame e determinazione sicuramente il pubblico la segue, quindi ci dobbiamo mettere del nostro anche sotto questo punto di vista. Siamo all'avversario, Maurizio, la Sampdoria che ha battuto il Carpi. Naturalmente la tua propria idea di difesa molto alta, loro hanno due attaccanti molto rapidi, ovviamente bisognerà fare grande attenzione a Muriel e a Eder, perché sembrerebbe che insomma dovrebbe giocare Eder, almeno non lo dovessero cedere entro stasera. Sì, sai, non è che se si aspettano un'aria questi due diventano lenti, sono due giocatori rapidissimi anche negli spazi stretti, quindi sono due giocatori forti. È una squadra che ha iniziato la preparazione prima, ha fatto fatica nella prima partita ufficiale, poi ha fatto delle buone prestazioni e mi sembra una squadra che sia già in ottime condizioni fisiche. Un'altra grande difficoltà della partita può essere questa, perché il primo tempo contro i Carpi è stato impressionante da parte di questa squadra. Poi è vero che nel secondo tempo hanno concesso, però c'è sempre da capire se hanno concesso perché hanno mollato in relazione al risultato o perché sono calati un attimino, però ho visto una squadra già in piena condizione fisica, però c'era da aspettarselo visto la storia che ci hanno in questa stagione. Il Mattino. Salve mister, io vorrei parlare invece dell'attacco. Ecco, lei ha quattro soluzioni, ecco, volendo esaminare un po' le caratteristiche dei vari partner di Higuaín, può scegliere in egual misura tra tutti, o ad esempio che so Gabbiadini. Fino a questo punto abbiamo visto che lei più che altro l'ha vista come alternativa di Higuaín. Ma no, Gabbiadini è uno che può giocare tranquillamente accanto a Higuaín. Gabbiadini ha sofferto tantissimo la preparazione, comincia a dare segnali di crescita in questo momento, e quindi sarà preso sicuramente in considerazione. Gli altri due sono due giocatori leggermente diversi, perché Mertens è molto più bravo nell'uno contro uno e nell'azione individuale, Calleone è molto più bravo a attaccare la profondità. Quindi sono due giocatori con delle caratteristiche diverse e quindi si sceglierà di volta in volta, ma non penso, visto le tante partite a disposizione, ci sia un problema di poco utilizzo di qualche giocatore. Corriere del Mezzogiorno. Sì, buongiorno mister. Ciao. Volevo farle due domande. La prima è sull'Europa League e quindi un suo commento sul... Fammene una per volta, perché se no allora, non mi... Allora, sull'Europa League, insomma, dal 14 di settembre Napoli si troverà, insomma, a fase a giocare tre partite
dal 17 di settembre, no, parlavo delle partite consecutive, insomma tre partite in 9 giorni. Lei ritiene di avere una rosa, perché ormai siamo a 2 giorni dalla fine del mercato, lei non parla di mercato, questo lo sappiamo, però insomma ritiene la sua rosa competitiva e soprattutto attrezzata per disputare queste due competizioni in maniera competitiva? In certe zone di campo sicuramente sì, in altre forse un attimino meno, però qualche ricambio importante ce l'abbiamo sicuramente. E in quali zone del campo meno? Ma al centrocampo non siamo tantissimi, però vediamo l'evoluzione di Dezzi, se rimane, se fra un mese si può considerare un ragazzo che può giocare. Quindi, bisogna vedere anche l'effetto del lavoro sui singoli giocatori. Io quasi sempre in tutti i posti dove sono stato, poi alla fine ho tirato fuori qualcosa dalle giovanili e alla fine sono diventati giocatori importanti, o perlomeno giocatori che ci hanno fatto molto comodo. Quindi vediamo un attimo, aspettiamo la chiusura del mercato e se no si lavora su questi ragazzi. Veniamo alla partita di domani contro la Sampdoria. Col Sassuolo si è detto è mancato equilibrio e quindi, come dire, si è aperto un po' il dibattito sul modulo. Lei ritiene di insistere con lo stesso modulo anche domani e nelle giornate che verranno? Io nelle giornate che verranno non lo so, perché questo dipende chiaramente dall'evoluzione che avrà la situazione. In questo momento sì, perché sarebbe delittuoso lavorare su un modulo e poi abbandonarlo dopo una partita, quindi mi sembrerebbe di aver sprecato lavoro. Poi bisogna avere la testa aperta a altre soluzioni e se il campo ci dice sarà meglio fare altre soluzioni, faremo altre soluzioni, però questo deve essere frutto di una valutazione lunga e non di una valutazione fatta su una partita. Poi c'è mancato equilibrio, non è che poi abbiamo un cesso tantissimo, abbiamo un cesso 4-5 palle gol, abbiamo un cesso tutti in quei 20 minuti in cui abbiamo staccato la spina, abbiamo fatto un secondo tempo in cui non abbiamo un cesso praticamente niente e ci abbiamo rimesso la partita, come succede a volte nel calcio, nel momento in cui era impensabile perdere. Anza, buongiorno. Ecco. Ciao. Due cose, comincio torno sul discorso della difesa, perché insomma nei test estivi mi sembrava, diciamo, che arrivassero delle indicazioni incoraggianti su una maggiore tenuta della difesa, poi invece insomma col Sassuolo si sono visti due gol che sono arrivati anche su errori, diciamo, in fase difensiva. Ecco, le chiedo a che punto è la costruzione della difesa che vuole lei. Stiamo lavorando, la linea è diventata più ordinata, questo non vuol dire più efficace, l'ordine però ci può aiutare. In certe letture che ci danno 1-2 secondi di tempo per avere delle reazioni siamo già a un buon punto, e come ci è successo a Sassuolo non siamo ancora a un buon punto quando le letture sono improvvise e immediate su palle che è anche difficile definirle coperte, scoperte, in queste letture che richiedono una velocità di reazione ancora siamo un po' indietro, però mi sembra a livello d'ordine la linea abbia già fatto qualche passo in avanti. È chiaro che fino a che i movimenti non saranno automatizzati, nel senso che il giocatore di effetto senza più bisogno di pensare, il secondo in cui pensa in quelle situazioni lì è l'età. Invece sul centrocampo le chiedo, Allan come sta? Allan ha fatto una settimana, la settimana scorsa, in cui sembrava in affatinamento, sembrava un giocatore che aveva accusato e che era spento dal punto di vista fisico, e quindi ho preferito tenerlo fuori nella prima partita per questo motivo. In settimana da piccoli segnali di miglioramento, anche perché lui poi c'ha una storia strana in questo inizio di stagione, ha fatto mezza preparazione a Udine, mezza a noi, con due metodologie completamente diverse, e questo lo può avere un attimino danneggiato dal punto di vista della condizione fisica. Sembra il leggero miglioramento, quindi vediamo se domani o la prossima è il momento di buttarlo dentro. Il miglioramento non è ancora l'Allan che abbiamo visto l'anno scorso a Udine, però mi sembra che qualche piccolo segnale in positivo ci sia. Radio Kiss Kiss. Eccomi.
Mister, rispetto alla settimana scorsa c'è un Goulam in più che è ritornato dalla squalifica, un Kirikesh che abbiamo letto durante la settimana ha avuto qualche problemino. Volevo sapere se lei aveva già in mente la formazione, se ci saranno tanti cambi rispetto alla gara col Sassuolo. No, non abbiamo stiamo monitorando la situazione di Kirikesh, che ieri è tornato a fare qualcosa in campo per vedere se domani sarà disponibile o meno. Sì, e Goulam è un ragazzo che sta crescendo bene a livello di condizione fisica, vorrei un po' più di tempo per renderlo un attimino più efficace nella fase difensiva, mi sembra qualche segnale lo stia dando, caratteristiche fisiche per poter migliorare notevolmente in fase difensiva il ragazzo ce l'ha. Penso che con un altro piccolo percorso sia un ragazzo ci può dare una mano, può diventare un giocatore importante. È un giocatore che fino a questo momento ha difeso in maniera completamente diversa da quello che gli sto chiedendo, quindi un attimino di pazienza ci va da parte mia e da parte sua e da parte vostra. No, le chiedevo se aveva in mente già di cambiare qualcosa rispetto alla partita col Sassuolo e poi Cambierò in base a quello visto durante questa settimana e questo non è un momento di scelte definitive, è un momento in cui penso che debba andare in campo e sta un po' meglio fisicamente, si fa un'unica eccezione che è quella di Higuain, perché si considera un giocatore importantissimo e che ha bisogno, per diventare giocatore importante, può diventare per noi, di qualche minuto in campo, perché in questo momento rispetto a compagni è un po' indietro dal punto di vista della condizione fisica, però questo fa parte di quello fatto durante l'estate. No, le volevo chiedere anche questo, c'è una settimana in più di lavoro, Higuain li ha acquisiti questi 90 minuti nelle gambe? Ma ora 90 minuti penso sia ancora difficile, Higuain è come gli altri ragazzi a fine luglio, primi d'agosto, quindi il tempo che ha speso per l'allenamento non penso sia sufficiente ancora a garantire 90 minuti di alto livello, se poi cambi vengono fatti da altre parti e il ragazzo è costretto a stare in campo, spero lo faccia nella migliore maniera possibile, ma una piena efficienza per 90 minuti secondo me ancora non ce l'ha. Canale 8. Ciao mister, te ne Ciao. Faccio due, una... Innanzitutto sulla fase difensiva, però non mi soffermerei molto sulla linea, ma su un altro aspetto. Napoli ora, e tu lo conosci meglio di tutti quanti noi, ha come centrocampista centrale Valdifiori, che è un giocatore molto bravo a costruire il gioco, non è certamente Sergi Busquets, tanto per fare un esempio, cioè il classico giocatore forte fisicamente davanti alla difesa. Quindi sulla palla lunga degli avversari, la risposta della difesa, la palla che va al rimbalzo... No, il rimbalzo del primo gol, alla base c'è l'errore della linea, era troppo bassa in partenza dell'azione, quindi il centrocampista fa fatica a arrivare lì se la linea non... Se la linea non sta a 7-8 metri da centrocampisti e già a tre quarti campo la linea dei centrocampisti dentro la metà campo avversaria, è dura per loro andare a rimbalzi. In linea generale comunque c'è questa caratteristica di Valdifiori che va sostenuto da due centrocampisti che devono chiaramente non lasciarlo solo lì davanti alla difesa. Valdifiori in questi tre anni non è mai stato sostenuto da un incontrista, abbiamo giocato sempre con Croce che è un giocatore estremamente offensivo e con Vesino che è un incursore di centrocampo, quindi è uno abituato a non avere grandi incontristi intorno. Poi è un ragazzo per caratteristiche luglio, agosto e inizio settembre ha sempre fatto grande fatica. Io mi ricordo il primo anno l'ho allenato, la prima partita lo sostituì al 18esimo perché era in difficoltà fisica fin dall'inizio, quindi questo fa parte della normalità per lui, non ha mai fatto inizi di stagione in cui ha dato la sensazione della grande condizione fisica. Poi ti ho detto, il discorso è d'equilibrio, se tutti lavorano nella fase difensiva non c'è bisogno di grandi incontristi in mezzo al campo, se anche uno solo, per come si gioca noi, non ci partecipa alla fase difensiva c'è un problema. Sì, e a catena arriva fino alla linea difensiva.
No, siamo d'accordo in linea generale sul discorso che chiaramente l'organizzazione sopperisce a qualche lacuna tecnica, però è altrettanto vero che qualche volta qualche caratteristica individuale può sopperire a qualche difficoltà tattica, no? Nel calcio sono vere un po' tutte e due le cose. È il primo anno, negli ultimi anni, che a centrocampo c'ho giocatori con caratteristiche più difensive e offensive, vedi Allan, vedi David. Ho allenato squadre con molta meno predisposizione difensiva nei centrocampisti rispetto a questa. Poi è chiaro che noi se andiamo in tutti i campi con questa predisposizione a voler fare la partita sempre noi, è chiaro che ogni volta sbagliamo un movimento e possiamo prendere delle ripartenze. Però bisogna diventare anche bravi a dover gestire le ripartenze avversarie. La seconda che ti faccio, torno un attimo alla tua dichiarazione di Di Maro per capire un po' meglio, perché ce l'accennasti solo a Di Maro, questo è il motivo di questa tua scelta. Invece vorrei capirlo un po' meglio, perché insomma le caratteristiche dei giocatori del Napoli, lo pensano in tanti, sarebbero offensive, ideali per sviluppare, visto quello che hanno fatto i Mertens, i Cagliacon, l'Insigne stesso come esterni, per sviluppare un 4-3-3. Tu ci dicesti che si perdeva un po' il baricentro con quel 4-3-3, l'hai visto dagli allenamenti, però non è mai sì, l'abbiamo provato per una settimana e abbiamo visto, alternando frazioni d'esercitazioni con l'1-2 o col 2-1 al 4-3-3, nella frazione del 4-3-3 perdevamo 20 metri di baricentro, perché il vertice basso degli avversari giocava con grande facilità, e quindi abbiamo deciso di andare per un'altra strada. Poi non è detto sia quella definitiva, però prima di abbandonare una strada non posso certo io dare la sensazione ai miei ragazzi che ho scherzato, cioè, perché se dopo una partita io cambio modulo e stiamo in una vista, allora non ci credeva neanche lei. Quindi è giusto che fare una valutazione più ampia su uno spezzone di campionato. In questo momento penso che bisogna avere fiducia e continuare a lavorare su quello che stiamo facendo. Canale 21. Sì, salve mister. Ciao. Volevo chiederle che idea si è fatto in base alla preparazione, cioè quanto tempo ci vorrà prima che si acquisiscano gli automatismi di cui stiamo parlando? Ma è come se te passi dall'iPhone al Samsung, c'è cioè chi impara in un giorno e chi lo butta via dopo una settimana perché non ci capisce un cazzo. Non lo so quanto. Io c'avevo l'iPhone e ora c'ho il Samsung, per darti l'idea, ho la mente abbastanza aperta. Questo è invalutabile, dipende dalle caratteristiche dell'individuo, dipende dalle caratteristiche del gruppo. Sicuramente dal punto di vista fisico questa è una squadra che ha cambiato completamente modo di lavorare, e questo può dare anche difficoltà in più a scaricare il lavoro, ma questo succede sempre quando si cambiano le modalità d'allenamento. Quindi poi quanto ci vorrà, questo dipende dalla reazione collettiva del gruppo, dalle caratteristiche del gruppo e dalle reazioni individuali. Questo è difficile dirlo. La preparazione fisica purtroppo non è matematica, fai la stessa preparazione alla stessa squadra in 2 anni diversi e ha 2 risultati diversi. Quindi questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Io spero il meno possibile. Quello che mi è sembrato molto strano nella partita di Sassuolo è che noi ci alleniamo a ritmi decisamente più alti rispetto a quelli con cui abbiamo fatto la partita, e questo è abbastanza strano, solitamente succede il contrario. Questo però è un qualcosa di strano che ci è successo, però anche un qualcosa che mi fa essere abbastanza positivo. Calcio Napoli 24. Salve mister, ciao. Eccomi. Dopo questo insomma paio di mesi di lavoro possiamo iniziare a trarre un bilancio sul ruolo di Lorenzo Insigne sulla tre quarti, perché lei l'anno scorso utilizzava Saponara, che è un centrocampista più che un attaccante, un centrocampista di gamba, mentre Insigne è abituato forse a guardare per caratteristiche più avanti. Secondo lei a che punto è il suo processo di crescita in questa posizione? E la seconda... Saponara, quando l'ho preso io, veniva da diverse stagioni fatte da esterno. E la prima volta l'ho messo trequartista, l'unico convinto era il ragazzo, come qui. Poi Saponara ha caratteristiche leggermente diverse, Lorenzo è sicuramente molto più bravo negli spazi stretti,
Saponara è uno più adatto a avere un po' di campo in più davanti. Però io prima di avere l'idea definitiva su, su Insigne in questo ruolo, vorrei vedere in questo ruolo un Insigne al 100% fisicamente, perché qui si sta parlando di un ragazzo che siamo ancora in una fase in cui la condizione fisica non può essere al 100%, in più si sta parlando di un ragazzo che viene da una stagione in cui ha giocato pochissimo e ha fatto un'operazione che per un giocatore è un'operazione importante. Quindi mi piacerebbe prima avere le idee chiare su un Insigne al 100% in questo ruolo, prima di dire se può diventare un giocatore devastante, che lo possa fare non ho dubbi, ma lui lo deve fare facendo la differenza, che è una cosa molto diversa. Napoli Magazine. Sì mister, eccoci qui. Le volevo chiedere invece dell'Europa League, del sorteggio, delle squadre che sono state pescate dall'urna, e una considerazione su quanti vedono il Napoli protagonista e addirittura già vincente del girone. Ma sai, una considerazione molto semplicistica, basata solo e esclusivamente sul nome delle squadre che magari abbiamo avuto la fortuna di non incrociare, Liverpool e squadre di un blasone nettamente superiore, però abbiamo trovato squadre di meno blasone ma di buona sostanza. Bruges l'anno scorso è uscita a quarti di finale imbattuto dalla UEFA, dall'Europa League, e quindi bisogna considerarla una squadra importante. Il Legia è secondo in campionato, i danesi sono primi nettamente in campionato, hanno messo fuori Southampton, quindi magari a livello di blasone non siamo un girone che ha un blasone enorme a livello di sostanza, mi sembra che, come del resto era lecito aspettarsi in Europa, siamo in un girone di buona sostanza. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao.